È tutto pronto per la notte delle boutique e dell'arte, manifestazione promossa da Confesercenti e che rientra nel cartellone di Macerata d'estate sulle strade dell'Allegria. L'evento coinvolge 24 negozi che esporranno al loro interno le opere d'arte di due giovani artisti, Yuri Falsetti, body painter, e Massimiliano Margutti, pittore e scultore. A completare lo scenario artistico sarà la Galleria d'Arte Ferretti e due fotografi storici di Macerata, Massimo Zanconi e Fabrizio Centioni. Per la notte delle boutique dell'arte del 14 luglio abbiamo pensato di creare un unico gruppo di lavoro, quindi queste boutique, tutte, alla fine tutte, perché sono 24 negozi aderenti, saranno con noi dalle 19 alle 21, poi chi vorrà facoltativamente potrà proseguire con l'apertura fino alle 24, dalle 19 alle 21 ospiteranno delle opere d'arte, di giovani artisti, di galleristi e di studi fotografici. Yuri Falsetti di Matelica, pittore body painter, e Margutti Massimiliano di Potenza Picena, scultore e pittore come artisti emergenti. Due galleristi, Federico Ferretti del Centro Storico di Via Gramsci e ovviamente Bruno Blarasin di Corso Cavour, e due artisti di fotografia, anche loro storici, Fabrizio Centioni, Corso della Repubblica, e Zanconi Massimo, Nuova Via Trento, la Tazza Ladra, il bar Mercurio, Di Gusto, Caffè Centrale e Osteria del Buon Umore. Questi sono i locali con cui lavoreremo in partnership per la notte delle boutique dell'arte, e quindi che dalle 19 alle 21 offriranno per Confesercenti il servizio di accoglienza a tutti gli ospiti e a chi parteciperà attivamente a questa manifestazione. Alle 21 terminerà il tutto con delle lanterne che i negozianti faranno salire in cielo. Io lavoro in centro storico, sono il titolare del negozio Astorre, fa soprattutto fotografia a pellicola, quindi vendiamo molto materiale anche istantaneo. Quindi quando sono venuti a presentarmi questa idea l'ho sposata subito, perché l'ho trovata molto interessante unire l'arte con le boutique, che anche lì nelle stesse boutique comunque gira arte, perché la moda comunque è un'espressione artistica come altre. Io esporrò in questa serata una serie di opere che ho fatto qualche anno fa, che dal titolo La forma dell'acqua. Sono delle immagini digitali stampate su alluminio che raccontano proprio i percorsi dell'acqua e della luce insieme. La maggior parte delle opere sarà di questa serie qua. Un paio sono di ritratti al collodio umido, che è una tecnica di fotografica di fine 800 che è stata riscoperta qualche anno fa da un gruppo di collodisti italiani.